Che così come io ve l'ho spiegato, la legge di causa ed effetto non ha alcun senso più, non siamo più sotto l'influenza di questo principio, in quanto che la legge di causa ed effetto è poi una specie, come posso dire, una specie di vesciche che può essere allargata, diminuita, secondo come si vuole. Certo, nelle linee generali, il principio di causa ed effetto è un principio ineccepibile, non c'è niente da dire. Nell'universo vige il principio di causa ed effetto. Se un sistema deve esplodere, un sistema planetario esplode. Non c'è nessun dubbio che se la temperatura scende, c'è una cristallizzazione. Il principio di causa ed effetto quindi è intoccabile, però dovremmo andarcelo a chiarire. Se il fenomeno telepatico è prodotto, come ho detto prima, dal movimento paranormale delle anime, anche qui siamo nel principio di causa ed effetto, perché c'è l'anima che è la causa e l'effetto è la telepatia. Il problema è che il principio di causa ed effetto, sacro da questo punto di vista, nel senso universale, perché non dovrebbe comprendere anche le strutture spirituali ed essere semplicemente un principio da applicare alla materia? Questo è tutto. Se si sposta il discorso anche allo spirito, vale lo stesso principio. Lo spirito decide di incarnarsi causa e si incarna, e quello è l'effetto. Non vedo perché si debba testardamente ritenere che vada soltanto applicato alla materia cosiddetta. Basta semplicemente dilatare il concetto, il principio di causa ed effetto, per spiegarsi una quantità di altre cose che non riuscite a spiegare. E allora sicuramente, anche quando parliamo di spirito, perché no? Parliamo di causa ed effetto. L'evoluzione è uno stimolo, causa, che se viene eseguita come effetto provoca appunto l'evoluzione, cioè un accrescimento. Dunque anche nello spirito possiamo tenere questo principio. È un principio che però non ci dice nulla sulla qualità delle cose, ci dice solo qualcosa in senso descrittivo per poter raccontare un evento ed un fenomeno, ma sulla qualità intrinseca il principio non ci dice assolutamente nulla, perché certo non significa niente poter dire è l'anima che produce questo, è la materia che produce questo, oppure quella materia che produce questo. Perché noi avremmo bisogno, anzi voi in particolar modo, di sapere la natura di ciò che istituisce e costituisce una causa, da cui poi promanerebbe quello che viene chiamato effetto. Se si stabilisce questo tipo di discorso, si rischierano molto aree oscure del discorso che è in bilico tra spirito e materia. Il fatto di voler limitare alla materia questo principio è deprimente, perché in realtà anche nel campo psicologico o nella sfera dell'interno dell'uomo vige questo. Se tu sei stato educato male, naturalmente la risposta sarà negativa. Se tu hai avuto un'educazione nevrotica, l'effetto è che anche tu sarai un nevrotico. Se tu hai avuto un'educazione disonesta, diventerai un ladro. Ma questo mi sembra talmente evidente che da solo basterebbe a neutralizzare il principio che vuole limitare agli oggetti della fisica, cioè della realtà, il principio di causa ed effetto. E questo è tutto. Grazie.